È un piacere essere qua dopo tanti anni, sono venuto in Italia ovviamente, però è la prima volta che partecipo all'Assemblea Nazionale da molto tempo. E questa discussione di prospettive mondiali avviene in un momento in cui sta succedendo di tutto. Ci sono trasformazioni improvvise, cambi repentini nella situazione, come abbiamo sperimentato in Gran Bretagna. Spiegano meglio ovviamente la nostra analisi del processo in Gran Bretagna, perché è importante. Però abbiamo visto come dopo a 11 anni dalla crisi ormai, del 2008, che per molti compagni è storico. Una buona parte dei compagni che sono entrati nell'organizzazione nell'ultimo periodo che sono più giovani non si ricordano neanche la crisi del 2008. E per loro la situazione che si è aperta, come per le nuove generazioni che si stanno radicalizzando adesso, la situazione che si è aperta con la crisi del 2008 è la base oggettiva. Il periodo precedente non è parte della loro esperienza, è storia. E quindi ci troviamo ad agire, ad operare, a lavorare, a costruire l'organizzazione in una situazione che è nuova, che è una situazione completamente diversa rispetto ai periodi precedenti a livello internazionale. E oggi, a 11 anni dalla crisi, il sistema capitalista a livello mondiale è passato attraverso una fase di cosiddetto recupero, un boom che è stato il più lungo nella storia del capitalismo, ma anche il più debole, una situazione di stagnazione sostanziale. E oggi la prima questione che dobbiamo capire è che tutti questi processi che stiamo vedendo, con esplosioni rivoluzionarie in tutto il mondo, stanno avvenendo in una situazione in cui ancora non siamo entrati in una crisi aperta, una seconda crisi del capitalismo a livello mondiale. E questa crisi sta arrivando. Quindi noi dobbiamo ragionare sulle valutazioni rispetto alla situazione mondiale, tenendo presente questa cosa qua. Gli strateghi del capitalismo a livello internazionale si rendono conto che il sistema capitalista a livello mondiale sta per entrare in una crisi molto profonda. Per esempio, uno dei protagonisti del 2008, non diciamo tra i migliori, però comunque uno dei protagonisti del 2008, è stato Mervyn King, che era il capo della banca centrale inglese. E recentemente, un paio di mesi fa circa, è intervenuto in un seminario internazionale negli Stati Uniti e Mervyn King ha detto quello che molti strateghi del capitalismo stanno pensando, cioè fondamentalmente è che in più momenti è stato spiegato. Ed è che nessuna delle contraddizioni che hanno portato alla crisi del 2008 sono state risolte. Nessuna di queste contraddizioni è stata risolta. I capitalisti di fatto non hanno imparato nulla dalla crisi del 2008. E oggi si sta ripresentando una situazione in cui l'economia mondiale sta avvicinandosi a una nuova crisi finanziaria e una nuova recessione, una nuova depressione, senza aver nel frattempo, in questi ultimi 11 anni, creato nessuno strumento per controllare questa crisi, che è possibile, e allo stesso tempo avendo esaurito tutti gli strumenti a loro disposizione per intervenire nella crisi. E credo che una prima riflessione che dobbiamo fare è comparare quella che era la situazione generale del capitalismo prima della crisi del 2008 con quella che abbiamo adesso, per renderci conto anche della differenza. Ora, prima del 2008 avevamo, sì,
una crescente instabilità, tutte le competenze che analizzavamo erano reali, hanno portato alla crisi, una crisi che si è manifestata con la crisi finanziaria, ma che ha basi dell'economia reale, una crisi di sovrapproduzione classica del capitalismo, da cui il capitalismo non è uscito. Però quando la crisi del 2008 è esplosa, i capitalisti avevano nei paesi principali dell'imperialismo, negli Stati Uniti, in Europa, in Germania, in Gran Bretagna, in Francia, nei paesi fondamentali del capitalismo globale, avevano una situazione molto diversa da quella che c'è oggi. Avevano tutto sommato dei regimi relativamente stabili, che hanno potuto intervenire nella situazione in coordinamento internazionale e che hanno, questo fatto ha permesso un intervento deciso all'inizio della crisi con l'ondata di bailout delle banche e con la decisione completamente irresponsabile dal punto di vista economico borghese tradizionale, ma che hanno attuato in maniera decisiva e coordinata a livello mondiale, di non dare il sistema con un'ondata di liquidità monetaria che ha permesso la stabilizzazione, ha permesso il superamento del potenziale crollo generale delle istituzioni finanziarie a livello internazionale a dei costi che poi sono protratti per tutto un decennio. Quindi in questa tangente nel 2008 la borghesia e l'imperialismo poteva coordinare le proprie azioni di risposta a una crisi. Oggi se guardiamo alla realtà mondiale vediamo che questo obiettivamente è non solo molto più difficile, ma in alcuni casi è praticamente impossibile. In un paese dopo l'altro, all'inizio della crisi noi abbiamo spiegato che si poteva spiegare con una sorta di equazione quello che era la contraddizione che i capitalisti si dovevano trovare a fronteggiare per uscire da questa crisi. E abbiamo spiegato che qualsiasi tentativo di ristabilire l'equilibrio economico con metodi capitalistici avrebbe portato alla destabilizzazione e alla precarizzazione di tutte le strutture borghesi dello Stato. La crisi sarebbe trasferita dal piano economico a quello sociale e che questo processo sarebbe poi rivelato in una polarizzazione di tipo sociale e politica e un'instabilità generale del sistema. Questa equazione è stata all'opera per l'ultimo decennio e con trasformazioni continue ha portato a dei cambiamenti sostanziali nella natura dei regimi capitalisti in tutti i paesi, anche persino i paesi centrali, quelli i paesi più importanti dal punto di vista del sistema capitalistico mondiale. Anche se guardiamo all'Europa, persino un paese come la Germania comincia a essere investito da una crisi che porta instabilità politica, polarizzazione sociale, tutti i tipi di contraddizioni che abbiamo visto svilupparsi prima nella periferia, ma adesso sono caratteristiche che sono comuni a tutti i regimi borghesi nel mondo, non ci sono eccezioni. Quindi abbiamo visto in questi 10 anni lo svilupparsi di un processo che è importante che tutti noi capiamo e che Trotsky aveva descritto come il processo molecolare della rivoluzione. Scusate, ho iniziato a riparare con le parole in inglese. E sono abituato a parlare in inglese ormai. Calabrese non sono mai riuscito a parlare. Comunque sul processo molecolare della rivoluzione, questo accumulo di tensioni enormi sotto la superficie che non è visibile immediatamente, che improvvisamente si esprime in un cambiamento
qualitativo, in un cambiamento della coscienza a livello di massa, che è un processo che prende sempre di sorpresa. Noi possiamo ragionare, possiamo chiaramente prevedere la discussione di prospettive, quello è il tentativo di vedere i processi fondamentali come si sviluppano per capire e orientarci per il futuro. Però cambiamenti bruschi e repentini sono appunto bruschi e repentini, e lo stiamo sperimentando per esempio in relazione ai risultati delle elezioni britanniche. Comunque, questo processo molecolare della rivoluzione è un processo che sta sviluppandosi in tutti i paesi del mondo. E in effetti parlerò parecchio di questa ondata di rivoluzioni che hanno, che diciamo, i commentatori borghesi stanno cercando di presentare come movimenti, diciamo, che scaturiscono da specificità locali, da contraddizioni nazionali in questo o quel paese, errori da parte di questo o quel primo ministro, governo, eccetera, eccetera, ma che in realtà presentano caratteristiche comuni che sono visibili ormai e che noi dobbiamo sottolineare. Tutti questi processi nascono dalla stessa matrice, dalla stessa causa, che è la causa della crisi del sistema capitalista a livello mondiale e la generale instabilità che viene a riflettersi improvvisamente in cambiamenti di coscienza ripetuti. Se noi guardiamo il processo degli ultimi 10 anni, vediamo come il processo di presa di coscienza e di sviluppo delle contraddizioni si sviluppa. E una delle caratteristiche che dobbiamo sottolineare che il processo è stato piuttosto lento, se vogliamo. 11 anni, all'inizio l'impatto della crisi ha prodotto una reazione in termini di mobilitazione di massa, per esempio ricordiamoci di scioperi dei lavoratori in Francia, c'è stato anche questo movimento del boss snapping, rapire il padrone. Per imporgli una serie di concessioni o il ritiro di attacchi alle condizioni di lavoro, licenziamenti, eccetera, eccetera. Questo movimento era ancorato nella coscienza dei lavoratori o nell'idea che tra i lavoratori c'era all'inizio della crisi, che la crisi fosse artificiale, che non fosse una crisi reale, in fondo, ma che i padroni la stessero sfruttando per trarne vantaggio, per forzare una serie di controriforme, di attacchi alle condizioni lavorative, eccetera, eccetera. Dopo un periodo precedente di espansione economica in cui però i lavoratori hanno sentito il peso della pressione, di caratteristiche che spremono, hanno spremuto per decenni ogni grammo, milligrammo di plusvalore estraendolo dalla cassa lavoratrice. Quindi un periodo protratto di sfruttamento, super sfruttamento, improvvisamente arriva la crisi con attacchi frontali e i lavoratori reagiscono denunciando questa come una crisi sì, voluta o creata artificialmente dai padroni. Poi c'è stato un periodo successivo in cui la consapevolezza del fatto che la crisi fosse molto più profonda di quello che era stato pensato all'inizio e ha cominciato a penetrare nel cosciente, quindi c'è stato un crollo delle cifre di shock in quasi tutti i paesi, eccetera, eccetera. E poi è cominciato il processo di radicalizzazione a livello sociale e politico. E questo processo è relativamente lento, anche se sono dei cambiamenti improvvisi nella situazione, perché in tutti i paesi, capitalisti avanzati in particolare, ma anche in molti altri paesi del mondo, la radicalizzazione e il tentativo di contrapporsi, di opporsi agli attacchi dei padroni e dei governi e all'austerità che è stata imposta praticamente in tutto il globo con tagli fondamentali alle spese sociali, eccetera, eccetera, sappiamo, fosse
si trovava anche a dover affrontare un ostacolo fondamentale che ancora lì e non è stato rimosso, che è quello rappresentato dalla direzione del movimento operaio in tutti i paesi, la direzione cristallizzata nelle organizzazioni sindacali, nella direzione delle organizzazioni sindacali, nella direzione delle organizzazioni politiche della sinistra e del movimento operaio e delle nazionali. E quindi queste esplosioni di movimenti che abbiamo visto per esempio in Grecia con le mobilitazioni in piazza Sintagma e nelle piazze nel 2011, o abbiamo visto in Spagna con gli Indignados nel 2011, queste esplosioni massicce di radicalizzazione, soprattutto tra i giovani, ma che comunque avevano un impatto su tutta la società, non sono riuscite a superare questo problema che era un'alternativa. E quindi in fasi successive il movimento ha dovuto apprendere la coscienza delle fasce più avanzate, si è dovuta formare sulla base di esperienze negative fondamentalmente, sulla base di sconfitte o parziali sconfitte. E nessuna di queste sconfitte parziali ha rappresentato la fine di questo processo. Semplicemente il processo ha preso forme diverse e si è radicalizzato ulteriormente. Questa è una caratteristica dell'epoca in cui siamo. Dall'altro lato vediamo come la crisi non è soltanto una crisi finanziaria, economica, di sovrapproduzione, eccetera, ma si è manifestata anche in maniere tutto sommato imprevedibili, nel caso di casi specifici, ma che hanno una matrice comune. Per esempio, la decomposizione dei regimi di democrazia borghese o popolare. E quindi una polarizzazione politica che si è espressa sia a sinistra con le grandi mobilitazioni, sia a destra con il decadimento dei partiti politici tradizionali della borghesia e il decadimento delle organizzazioni riformiste che erano l'altra gamba fondamentalmente su cui si è retto il sistema capitalista a livello politico per decenni precedentemente. Quindi per esempio abbiamo avuto l'elezione a sorpresa di Trump, abbiamo avuto i risultati a sorpresa, anche questi, del referendum su Brexit in Gran Bretagna e così via. Ce ne sono stati parecchi di sviluppi di tipo reazionario, se uno vuole vederli, ma che alla base hanno lo stesso processo di radicalizzazione, di contraddizioni e la lotta di classe. Però quando questi processi, quando queste trasformazioni avvengono, poi portano conseguenze. Infatti abbiamo visto quelle che sono state le conseguenze a livello degli equilibri dell'imperialismo mondiale della vittoria di Trump. Un processo che è andato avanti per decenni di indebolimento relativo, che non dobbiamo esagerare perché comunque gli Stati Uniti continuano a essere la principale potenza mondiale e hanno ancora la capacità di determinare, di intervenire nella situazione mondiale che non ha equivalenti delle altre potenze imperialiste, anche se queste stanno crescendo, stanno trovando spazi e creano difficoltà al predominio americano nel mondo, però un indebolimento relativo che poi si è trasformato dialetticamente con le elezioni di Trump in un cambiamento molto radicale della posizione degli Stati Uniti a livello della loro posizione e proiezione mondiale, che ha conseguenze. E le vediamo, per esempio, queste conseguenze le vediamo nella guerra commerciale che è ormai esplosa e che continua a crescere. Non è ancora uscita o sfuggita dal controllo, però è potenzialmente una di quelle bombe a orologeria che il capitalismo mondiale si trova a dover gestire in qualche modo. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è quella meno visibile, che comunque continua, tra Stati Uniti e Unione Europea, che comunque è importante, sta portando
l'impatto di queste di questi processi a livello economico comincia a manifestarsi. E quindi abbiamo avuto nel corso del 2019 prima il 50% dei paesi in cui c'era un rallentamento sincronizzato della crescita economica, e adesso stanno parlando del 90% dei paesi con un rallentamento sincronizzato della crescita economica. Questa crisi avrà un impatto che non è paragonabile, non può essere paragonato a quello che ha avuto quella del 2008, per i motivi che spiegavo prima, ma anche perché nel corso di questi 10 anni i capitalisti a livello internazionale non sono stati in grado di risolvere nessuna delle contraddizioni. Il livello di debito che c'era nel 2008 non è stato intaccato, ma è aumentato a livello dell'economia globale. I tassi di interesse sono praticamente zero, in alcuni casi anche negativi, e quindi quelle leve che la borghesia sono limitate, ma ci sono, che possono utilizzare per dare un impulso temporaneo all'economia, sono bloccate, non possono essere utilizzate di più. Già da un anno Christine Lagarde, quando era presidente del Fondo Monetario Internazionale, aveva avvertito i leader mondiali che gli strumenti di politica economica, ha usato la definizione più stab, che erano stati esauriti, non si può più ricorrere a questi strumenti, e questi strumenti non producono nessun risultato. Di fatto l'economia mondiale è soggetta a una droga che è quella dei bassi tassi di interesse, eccetera eccetera, e aumentare il dosaggio di questa droga non produce più gli stessi risultati, ha creato osservazione. E anche se fosse possibile ulteriormente abbassare questi tassi di interesse, non producono più lo stesso risultato. Questo a livello economico. Però c'è di più. È una contraddizione insolubile, per esempio, quella che viene introdotta dall'indebolimento relativo dell'imperialismo americano sulla scena mondiale, delle relazioni mondiali. E questo sta creando conseguenze visibili ormai. Per esempio, parliamo del Medio Oriente. Il Medio Oriente c'è una situazione in cui di fatto gli Stati Uniti sono stati estromessi o sono diventati marginali hanno perso l'influenza e il controllo della situazione nei punti chiave. Hanno dovuto empiricamente tentare, prima con Obama, adesso con Trump, cambiamenti repentini del loro orientamento, delle loro alleanze nella regione, eccetera, eccetera, che ha prodotto una disintegrazione, diciamo, delle loro basi di operazione nel Medio Oriente. Il risultato lo vediamo con la Siria e con l'Iraq, che sono punti nodali della crisi mediorientale, in cui gli Stati Uniti, per esempio nel caso della Siria, sono stati estromessi persino dai tavoli di trattative ormai, le trattative sul futuro della Siria dopo la guerra civile sono state fondamentalmente tra Russia, Iran e Turchia, e sono anche le potenze regionali che hanno effettivamente le truppe sul terreno, sono quelle che hanno l'esposizione, sono quelle che determinano gli assetti nella regione, in particolare la Russia. La Russia che da un punto di vista economico non è per nulla una potenza paragonabile agli Stati Uniti, non c'è paragone, però da un punto di vista di imperialistico regionale hanno la capacità di intervenire che gli Stati Uniti non hanno nella regione, e quindi questo ha determinato un cambiamento degli assetti e una destabilizzazione progressiva di tutta la regione, con il tentativo maldestro da parte di Trump poi di correggere la rotta e scaricando gli iraniani e denunciando il trattato di non proliferazione nucleare che è stato portato avanti da Obama. Hanno scaricato gli iraniani e hanno riorientato di nuovo
politica statunitense verso gli alleati tradizionali, che però sono in crisi anche loro. Gli Stati Uniti poi hanno perso il controllo di quello che è stato l'asse fondamentale, a parte Israele e l'Arabia Saudita, della loro politica estera in Medio Oriente per decenni, e la Turchia. Turchia che oggi porta avanti le sue aspirazioni imperialistiche, l'idea dell'impero ottomano. Erdogan ha la volontà, che poi non è sostenuta dalla realtà e dalla forza reale della Turchia, ma avrebbe la volontà di ricreare quello che è una sfera di influenza turca nella regione, a partire dalle zone popolate dei turchi, ma non solo, attraverso comunque la penetrazione finanziaria, gli investimenti, come per esempio vediamo nei Balcani, che la penetrazione turca è dal punto di vista finanziario, eccetera, eccetera, è molto forte. Quindi tutti questi elementi hanno portato all'instabilità generale del sistema capitalista internazionale in un punto nevralgico, che è quello del Medio Orientale, per tutti i motivi che sappiamo, petrolio, eccetera, eccetera. Però quello che vediamo adesso, e su questo voglio spendere una parte importante della relazione, è che dopo abbiamo avuto processi rivoluzionari, esplosioni di lotta, eccetera, però nell'ultimo anno questi processi si stanno accelerando, è come se tutto venisse a maturare, diciamo, e chiaramente ciascuna di queste rivoluzioni ha un impatto poi anche sulla situazione dei paesi limitrofi e collegati, ma anche in maniera assolutamente generale, per la diffusione dei social media e i livelli di diffusione dell'informazione, che comunque è molto diversa rispetto al passato. Oggi una rivoluzione come quella che stiamo vedendo in Cile ha un impatto non solo sull'America Latina, ma anche sui processi in Libano, per esempio, e viceversa. E quindi tutti questi processi di tipo rivoluzionario partono dalle stesse fondamenta, dalle stesse contraddizioni fondamentali, si esprimono in maniera accidentale, partono da fatti assolutamente accidentali. Per esempio in Cile è stata la decisione del governo di aumentare di una misura può sembrare trascurabile i biglietti della metropolitana Santiago. In Libano è partito in protesta contro la decisione del governo di introdurre una tassa sulle chiamate WhatsApp. Quindi uno dice, in Iraq il movimento rivoluzionario è partito con proteste che sono state represse duramente, con decine di morti, che erano partite in protesta contro la decisione di licenziare uno dei generali dell'esercito iracheno, che era visto a livello di massa come uno dei principali eroi della guerra contro ISIS. Quindi anche questo è accidentale, non vuol dire sia una situazione peculiare quella dell'Iraq, una situazione peculiare quella del Libano, una situazione peculiare quella del Cile. Però questi movimenti hanno delle caratteristiche comuni, e poi chiaramente si può andare a discutere su ciascuno dei processi. La causa, l'incidente che crea il cambiamento qualitativo per cui si arriva alla mobilitazione di massa sono i più svariati, ma non cambia il risultato. Abbiamo visto questo ultimo anno, adesso è l'anniversario del movimento degli Yellow Vest, dei Gilets Jaunes, in Francia, e questo anniversario è stato celebrato con uno sciopero generale che sta continuando
tuttora dei livello dei trasporti, nonostante il ruolo assolutamente vergognoso dei dirigenti sindacali e dei dirigenti della sinistra francese. Quindi in un anno abbiamo visto questo processo svilupparsi in uno dei paesi fondamentali dell'Unione Europea, del capitalismo internazionale. Abbiamo visto rivoluzioni e movimenti rivoluzionari svilupparsi in Iran, in Sudan, in Algeria, in Tunisia, Hong Kong, in Cile, Ecuador, in Iraq, in Libano, c'è il movimento in Catalogna, che comunque ha caratteristiche di tipo rivoluzionario e semi-insurrezionale in certi momenti. Abbiamo visto un movimento simile svilupparsi a Haiti e l'esplosione in Colombia, e sicuramente mi dimentico anche qualcuno di questi processi. Che caratteristiche hanno? Beh, intanto in tutti i casi questioni apparentemente secondarie portano a esplosione di mobilitazioni che hanno caratteristiche di massa e hanno la tendenza molto veloce a escalare, a crescere improvvisamente, esplodere a un livello qualitativo superiore, arrivando in modo molto veloce a situazioni semi-insurrezionali in cui le masse di mobilità in mobilitazione si trovano a scontrarsi frontalmente contro lo Stato borghese, le forze repressive, e hanno un impatto devastante su queste strutture, come abbiamo visto per esempio in Ecuador. Cioè la situazione in cui in Ecuador il governo introduce il pacchettazzo, che è queste controriforme volute dal Fondo Monetario Internazionale, che è una ricetta generale per l'esplosione sociale di tutto il mondo, introducono queste riforme, si trovano un'esplosione sociale, una ribellione generalizzata, e per fronteggiarla dichiarano lo stato d'emergenza, e la CONAIE, che è un'organizzazione di massa degli indigeni, ma che ha un ruolo storico nel movimento di massa in Ecuador, dichiara il proprio stato d'emergenza e dice: se mandate l'esercito e la polizia nelle nostre comunità, vi arrestiamo. E poi lo fanno, effettivamente. Cioè, sono scene di queste guardie con scudi di cartone, eccetera, eccetera, con la faccia mantello sopra, che arrestano corpi speciali delle truppe ecuadorene armati di tutto punto. E la chiave per capire questo processo è la demoralizzazione che un movimento insurrezionale di massa ha sui corpi di uomini armati che compongono lo Stato borghese. Il governo che deve fuggire dalla capitale e trasferirsi in una località più sicura, il Parlamento che è preso d'assalto dai manifestanti. E anche lì vediamo i cambiamenti di coscienza repentini, ma anche le limitazioni di un movimento che ha, e questa è una caratteristica generale, non ha una direzione rivoluzionaria. Ci sono direzioni che si sviluppano nel corso della lotta e che assumono la direzione del movimento, ma che non sono in grado di dare una vera direzione rivoluzionaria e raggiungere l'obiettivo della presa del potere. È sulla questione della presa del potere che si infrangono questi movimenti, anche se ci arrivano tutti molto vicini. Il caso dell'Ecuador penso sia abbastanza emblematico, ma Cile è uguale, e lo vediamo in molti, molti di questi processi come una caratteristica comune per il momento. Quindi la tendenza immediatamente a generalizzarsi, a diventare movimenti insurrezionali e movimenti insurrezionali che hanno un impatto importante sulla macchina dello Stato e sulla capacità della classe dominante di tenere sotto controllo la situazione. In alcuni casi si può parlare di una crisi pre-rivoluzionaria aperta, completamente aperta.
risultato di questo processo protratto di crisi e di disgregazione dell'ordine borghese, di democrazia borghese, di discreditamento delle istituzioni cosiddette democratiche ormai generalizzato a livello mondiale. Lo vediamo riflesso anche nell'atteggiamento di questa massa, soprattutto i giovani che sono all'avanguardia di questi processi, nei confronti delle organizzazioni politiche esistenti. E credo che questo chiaramente investe i partiti borghesi tradizionali, che sono completamente devastati e incapaci di mantenere il controllo della situazione, ma si esprimono anche in una alienazione, si può definire così, con un allontanamento, almeno fino a questo punto del processo, una alienazione delle masse nei confronti delle organizzazioni tradizionali della sinistra. E questo è particolarmente visibile nel caso della Francia, per esempio, anche se abbiamo avuto un momento in cui era possibile per la Francia insurmise di capitalizzare sul movimento delle Gilets Jaunes, però hanno parzialmente fallito questo per i limiti della direzione. Ma lo vediamo in maniera esponenziale, proprio chiarissima, in Cile, per esempio. In Cile abbiamo una situazione in cui, dopo settimane di mobilitazione permanente di movimento rivoluzionario, di fatto, che si sviluppa a livello di massa tra i giovani, la classe operaia, con scioperi generali, eccetera, eccetera, abbiamo una situazione in cui tutti i partiti e tutte le rappresentanze istituzionali tradizionali si mettono d'accordo col regime di Piñera e firmano un patto che di fatto è una capitolazione del movimento. Il patto per l'assemblea costituente nell'arco dei prossimi 12 mesi, con tutto un processo che comunque riporterebbe il movimento dentro un ambito delle istituzioni borghesi, con un sostanziale diritto di veto da parte della classe dominante su qualsiasi risultato possa venire fuori da questo processo, per cui c'è comunque la garanzia ultima, però fondamentalmente è una manovra per dare un calcio alla palla e sperare che il movimento in qualche modo si demoralizzi, smetta e le condizioni cambino nel momento in cui poi si creano le condizioni per un'istituzionalizzazione di nuovo del conflitto. E la cosa incredibile è che questo processo di discreditamento delle direzioni tradizionali è arrivato a un punto tale in cui anche una manovra di questo tipo ottiene un impatto vicino allo zero, anzi produce un'ulteriore radicalizzazione del movimento, che è quello che abbiamo visto in Cile. Quindi questa autorità decrescente o comunque minata alla base delle organizzazioni tradizionali, che siano di destra o di sinistra, che abbiano tradizioni importanti come il caso cileno, quello del Partito Comunista, del Partito Socialista Cileni, che sono organizzazioni di massa e lo sono state, e hanno anche relativamente vicina l'esperienza della dittatura e tutto ciò che comporta, diciamo, dal punto di vista dell'autorità morale di queste organizzazioni che sono opposte, è lo stesso. E quindi questo è un altro elemento importante della situazione che abbiamo adesso. Un altro elemento di questi movimenti rivoluzionari che è visibile e comune è che la classe operaia comincia a giocare un ruolo importante in queste mobilitazioni. Mentre nel periodo precedente erano più strati giovanili, piccolo borghesi, a essere i protagonisti delle mobilitazioni, comunque la classe operaia è sempre stata coinvolta in qualche modo. Oggi la classe operaia comincia ad entrare in questi movimenti, anche a dare un
l'impronta alla forma in cui questi movimenti si sviluppano. Il metodo dello sciopero generale, la costituzione di consigli, per esempio, che comincia a comparire in questi movimenti. E in generale la cosiddetta operaia che prende iniziative al di là di quelle che sono le posizioni dei loro dirigenti. Quindi uno scavalcamento dal punto di vista rivoluzionario, la tendenza a scavalcare le proprie direzioni costantemente. E questo è un'altra delle caratteristiche della situazione attuale. E poi abbiamo la questione dei scioperi generali. Gli scioperi generali che sono veri scioperi generali, non sono le marce rituali a cui siamo abituati, anzi non siamo neanche più abituati in Italia perché non si fanno più, ma un tempo si facevano a scadenze fisse per come valore di sfogo per la rabbia dei lavoratori. Ma si tratta di scioperi generali veri, come quello che stiamo vedendo in Francia, o come quelli che abbiamo visto in Cile, o anche in Iraq e in tanti altri di questi processi. I scioperi generali, o in Ecuador, scioperi generali che pongono la questione del potere ma non possono risolverla. E quindi questo è un altro degli elementi più caratteristici. E l'ultimo elemento comune a tutti questi processi rivoluzionari è la questione della direzione. La questione della direzione, che come ho detto, appunto l'assenza di una direzione rivoluzionaria determina il carattere protratto di questi processi, che passano da picchi di esplosione rivoluzionaria a fasi di consolidamento, in cui le avanguardie, i settori più avanzati imparano, traggono una serie di lezioni e poi il movimento riesplode in una fase successiva a un livello più alto. E, per esempio, su questa questione della direzione, che è una delle questioni fondamentali dal nostro punto di vista di tutto questo processo, ed è non soltanto risolvibile pensando a un'organizzazione rivoluzionaria come la nostra organizzazione, semplicemente che cresca e colmi questo vuoto, ma è il processo di crescita e di risoluzione di questa contraddizione, l'assenza di una direzione rivoluzionaria, è parte del processo di presa di coscienza e di sviluppo della nostra classe, e passa per fasi in cui ci sono anche delle sconfitte parziali. E questo è un altro elemento che dobbiamo tenere in considerazione oggi. Quando analizziamo il periodo in generale, dobbiamo mantenere un atteggiamento scientifico, non lasciarci prendere da elementi emotivi, che comunque, chiaramente, essendo tutti persone, esseri umani, entrano nelle nostre valutazioni, però dobbiamo fare lo sforzo di vedere il processo dal punto di vista scientifico. Ed è chiaro che tutte queste rivoluzioni che abbiamo visto esplodere, l'ultima esplosione a livello che dimostra quello che è il potenziale rivoluzionario delle masse nella classe operaia in tutto il mondo, sono state le elezioni presidenziali in Algeria, giusto? Contemporanea con quelle britanniche, sono state elezioni anche in Algeria. E queste elezioni sono una manovra da parte del regime militare per assicurarsi una transizione da Bouteflika e in qualche modo ingannare le masse proponendo una transizione semi-democratica, apparentemente democratica, attraverso il processo elettorale, per di fatto riconsolidare lo stesso regime militare, come è avvenuto per esempio in Egitto, in Turchia, eccetera, in Tunisia un po' diverso. Hanno tentato questo processo, hanno tenuto queste elezioni presidenziali, e si sono trovati di fronte a un movimento di boicottaggio insurrezionale che ha bloccato in larghe parti dell'Algeria e lo svolgimento delle elezioni. E di fatto queste elezioni sono fallite completamente. Sono
assemblee di massa, ci sono manifestazioni di massa, soprattutto nelle zone verdi, ma che comunque hanno un impatto su tutto il territorio nazionale. E addirittura in alcuni casi si sono formati dei consigli di lotta, sciopero, quello che sia, la loro denominazione, che si sono assunti il compito, per esempio, di gestire la distribuzione dei beni, dei viveri, per esempio, nelle zone in cui c'è di fatto uno sciopero generale che continua da settimane. E quindi questi sono tutti processi che portano all'acquisizione di o alla creazione di elementi di dualismo di potere nella società, come nel caso cileno, per esempio i cabildos o i comitati di sciopero che comunque sono esplosi su tutto il territorio nazionale. E in ciascuna di queste rivoluzioni stiamo vedendo che le masse in maniera empirica raggiungono, o anche per imparando dall'esperienza di altri processi rivoluzionari in altri paesi, raggiungono la conclusione di che è necessario organizzarsi, che è necessario creare delle strutture, che è necessario creare degli elementi di dualismo di potere. E per dirigere il movimento, ma anche per poi potenzialmente trovarsi di fronte a una situazione in cui, di fronte al tentativo di controrivoluzione, reagire e armarsi e combattere questo tipo di tentativi delle classi dominanti di ristabilire il potere. Questione delle rivoluzioni, e chiudo su questo, per poi passare a Gran Bretagna, che sapete che non ne parlo, che è l'Unione Europea. Non era un tentativo di fissare. Prima condizione.
La seconda condizione è quella che il fermento nella società è fondato su basi materiali. La sofferenza che si è accumulata nella classe operaia, in tutti i settori della società e che comincia anche a avere un impatto sulla piccola borghesia che diventa volatile, da un punto di vista politico, per esempio, e impazzisce dal punto di vista della. Non è più l'elemento di stabilità su cui si fonda il sistema, ma diventa l'elemento di instabilità. Il terzo elemento oggettivo, ed è un elemento oggettivo, è l'ingresso delle masse sulla scena. Il momento in cui, che vediamo, quando rompono questi movimenti di massa enormi. Nel caso del Libano era un terzo della popolazione di Gaza, in Cile c'era un terzo della popolazione di Gaza. Movimenti di queste dimensioni non sono normali, non sono situazioni che si vedono in tutto il tempo. E questo è anche dovuto al fatto che comunque la classe operaia a livello mondiale, oggettivamente, se non soggettivamente, dal punto di vista della coscienza ancora, è la classe fondamentale, è diventata la classe egemone. Questo vale per tutto il mondo, non soltanto per i paesi capitalisti avanzati, ma anche per i paesi dell'ex mondo coloniale, eccetera. Questa terza condizione è oggettiva ed è quella che apre il processo, diciamo, da un punto di vista visibile, più visibile. E poi ci sono delle condizioni di tipo soggettivo che stanno cominciando a verificarsi. Cioè, per esempio, il fatto che questi movimenti di massa di tipo rivoluzionario hanno un impatto e le classi oppresse manifestano la volontà di dislocare, di disarticolare, di sfidare il dominio della classe dominante e dello Stato. E questo è il desiderio comune. Pensiamo alla Colombia, pensiamo siamo all'Ecuador, tutti questi movimenti hanno una caratteristica comune ed è che hanno un impatto sulla struttura di dominazione della classe dominante, lo Stato, e hanno la capacità di disarticolare, di dislocare questo Stato, lo stanno dimostrando. Questa è una condizione di tipo soggettivo che porta poi alla maturazione della coscienza rivoluzionaria della classe lavoratrice, dei giovani, delle masse che sono coinvolte in questi movimenti. E poi chiaramente c'è una condizione che non è presente, che è la condizione per una rivoluzione vittoriosa. Cioè, tutte queste condizioni di cui ho parlato fino adesso stanno sviluppandosi di fronte a noi, le possiamo analizzare in ciascuno di questi processi in un modo più visibile in anche più plurinale, ma che comune a tutti. La condizione che manca è quella del partito rivoluzionario. E il partito rivoluzionario nel senso di della direzione rivoluzionaria, nel senso di un'organizzazione che abbia radici sufficienti per poter prendere o conquistare la direzione di questi processi e portarli alla vittoria. E ovviamente questo è il fattore che manca e che rende questi processi così protratti nel tempo. E finché questo non viene risolto, purtroppo, noi dobbiamo sapere come marxisti che la totalità, se non sì, la totalità di questi movimenti è destinata a fermarsi, a fallire, a trovare uno scoglio che non riescono a superare. Però in tutto questo processo le masse imparano e sviluppano la loro coscienza. E vediamo questi cambiamenti repentini anche in Europa. E finisco su questo. Parlando della crisi dell'Unione Europea e dell'esplosione delle contraddizioni nel posto meno aspettato, che è la Gran Bretagna, che è, come abbiamo detto, il paese più instabile oggi.
dell'intera scena europea, e ci sono parecchi altri paesi che comunque possono essere considerati almeno a quel livello, che sono la Francia, la Spagna, la Svizzera. La Gran Bretagna era un caso particolare, però, e i risultati delle elezioni britanniche non fermano questo processo, ma in qualche modo sono un'espressione distorta di tutto il processo come abbiamo analizzato finora. Intanto, dobbiamo dire che il risultato è inaspettato, nel senso che per quanto fosse evidente che non si sarebbe arrivati a un'ondata rossa, diciamo che la prospettiva più probabile non era quella di una vittoria del Labour con la possibilità di stabilire un governo, eccetera, eccetera, noi pensavamo che la cosa più probabile sarebbe stata quella di un Parliament, di un Parlamento equivoco, simile alla situazione simile al risultato delle elezioni del 2017, però il risultato è stato diverso. Ora c'è un elemento che attiene anche al sistema elettorale, per cui gli spostamenti piccoli o relativamente piccoli hanno un impatto molto amplificato dal sistema elettorale britannico in termini di parlamentari, eccetera. Però questo spostamento è stato non secondario, ed è stato soprattutto la mancanza, la incapacità dell'ego di capitalizzare sull'opposizione e di mobilitare la sua base e farla votare, che queste elezioni si sono decise. Non è stato tanto i conservatori che hanno guadagnato voti quanto gli acquisti che hanno persi. I conservatori hanno guadagnato circa 300.000 voti a livello nazionale rispetto alle elezioni del 2017, quindi non si tratta di un'avanzata enorme, però pesano molto di più perché gli acquisti hanno perso. I fattori sono stati molti, ma ce n'è uno fondamentale, anzi due. Uno è stato il periodo di decisione e di protratto da parte della direzione laburista di entrare nella trappola del parlamentarismo e rinunciare a qualsiasi tipo di mobilitazione profonda della propria base. Sono state mobilitazioni, ma sono state mobilitazioni strumentali, nel senso in appoggio a questo, a quel momento di crisi, per reagire a una misura presa dal Parlamento, dal governo, eccetera, eccetera, che ha portato anche a mobilitazioni visibili, però stiamo parlando di 50-100.000 persone. Ma non c'è stato un lavoro sistematico di mobilitazione e soprattutto non c'è stato un lavoro sistematico di creare un movimento per cacciare i conservatori. E quindi tutto quello che si è svolto nell'aula parlamentare, in cui Corbyn ha fatto il suo lavoro decentemente e chiaramente ha ottenuto consensi, ha galvanizzato la propria base, in un certo senso, infatti la campagna è stata molto molto militante, con migliaia di volontari che partecipavano ai volantinaggi, al porta a porta, eccetera, eccetera. Però non avendo creato una mobilitazione generale, le strutture del Labour sono relativamente, nonostante la massa di gente che si è iscritta, sono relativamente deboli. Questa parola di 600.000 iscritti, ma poi la base attiva, che sono in grado di mobilitare, è molto molto più ridotta di questo numero. Questo è il primo errore fondamentale. Il secondo errore fondamentale dal punto di vista politico è stato la decisione che è stata imposta su Corbyn, come vi ho citato, di prendere la posizione a favore del secondo referendum. Secondo referendum che poi Corbyn ha articolato dicendo noi faremo la Brexit, però faremo un nuovo patto con l'Unione Europea e poi lo sottoporremo a un voto in cui il patto viene posto in un referendum contro la scelta di rimanere. Questa decisione secondo referendum, come articolare la politica laburista, è stato un cambiamento drammatico rispetto alla posizione precedente, che era confusa, sì, però era molto più equilibrata, molto più difendibile. E questo è stato visto giustamente da settori importanti della base laburista, soprattutto nel nord dell'Inghilterra, come un cedimento a quelli che vengono denominati Remainers, quelli di favore di Remain, che però sono completamente fuori, e che vengono identificati come vicini alla City di Londra,
Londra alla classe dominante britannica, eccetera, eccetera. Il settore brevista e tutto quel settore che è incarnato dai Dem, che è contro la Brexit, ma sulla base degli interessi della classe capitalista britannica. E quindi questo errore, questa posizione sbagliata, questa regola, ha creato le condizioni migliori per la campagna dei conservatori, che è stata monotematica. Qualsiasi cosa gli venisse chiesto, dagli ospedali, che sono, c'è una crisi della sanità britannica pazzesca, al housing, dove situazioni di casa dove praticamente non hanno costruito neanche una singola, non hanno risolto nessuno dei problemi della proprietà da questo punto di vista, e il record del governo conservatore è vergognoso. Comunque, su qualsiasi di queste questioni la loro risposta era un macchino che mettevano su e giravano tutto su questo. Questa operazione è riuscita da un certo punto di vista, per gli errori del punto di vista. La campagna è stata relativamente corta, circa un mese, è stata molto energica, e dobbiamo anche capire che la società in Gran Bretagna è polarizzata enormemente. Non è questo voto per i conservatori, non è un voto di stabilità, è il contrario, dobbiamo capire anche questa cosa qua. È un voto che esprime la crisi della società. E i conservatori non sono gli stessi di 10 anni fa, sono completamente trasformati. Di fatto hanno assorbito la destra cosiddetta populista, eccetera, eccetera, UKIP, Brexit Party e anche la destra più estrema, trasformando il partito conservatore in questi partiti, di fatto. Cioè, sono diventati loro la destra cosiddetta populista, eccetera, eccetera. E sono riusciti a fare questa trasformazione dell'immagine del partito conservatore e a tenere dentro il settore tradizionale della base conservatrice e anche incamerare questi settori radicalizzati, diciamo, dal punto di vista reazionario in un unico partito. Quanto questo riesca a essere, un altro discorso, perché vedremo con l'azione di governo di Johnson che le cose cambieranno parecchio in futuro. Comunque, per esempio, ci sono dei dati che sono molto che rivelano quella che è la polarizzazione sociale e politica in Gran Bretagna. Per esempio, dei sondaggi che sono stati fatti sia prima delle elezioni, ma anche sui dati prima delle elezioni, ma anche sui dati delle elezioni, che dicono che la fascia giovane tra i 18 e i 24 anni, tra i giovani il Labour ha il 66% e i conservatori hanno il 12% della quota. Cioè, se le elezioni fossero state fatte solo nella fascia tra i 18 e i 24, magari, il Labour avrebbe 600 deputati e i conservatori 0. Questo è il livello di radicalizzazione. Gli over 65, sopra i 65 anni, i pensionati, il quadro è l'opposto, speculare. I conservatori hanno il 62% della quota e la polizia il 18%. Anche nella fascia attiva, economicamente attiva, più attiva, diciamo, tra i 25 e i 49 anni, il Labour comunque avrebbe ricevuto 407 deputati contro 72 dei conservatori. Quindi c'è, diciamo, la fascia più giovane della società britannica si è radicalizzata a sinistra, e l'impatto della politica di Corbyn, del riformista, eccetera, con un programma piuttosto a sinistra, è stato profondo in questa fascia qua. Ma non è stato sufficiente, ovviamente, per cambiare gli esiti delle elezioni. Quindi che cosa abbiamo adesso in Gran Bretagna? Quali sono le prospettive? C'è anche un altro elemento. Nelle città il Labour domina, nei grandi centri britannici il Labour domina con un 50% dei voti contro un 30% dei conservatori. Nelle zone più rurali invece il quadro si ribalta completamente, e ovviamente ancora le zone rurali pesano molto, soprattutto pesano molto
sistema politico elettorale parlamentare. Quindi qual è lo scenario che ci troviamo di fronte in Gran Bretagna con questo risultato? Intanto ci sono già delle ripercussioni, per esempio le dimissioni di Corbyn annunciate. Non è chiaro ancora, perlomeno non è chiaro a me, se Corbyn, ma non dipende solo da lui, dipenderà anche dal esecutivo nazionale del Labour che sarà il primario, se Corbyn resterà per un periodo o si dimette subito. Questo vedremo. In ogni caso le sue dimissioni sono annunciate e questo significa che a prescindere ci sarà, si apre la lotta interna al partito. E ovviamente la destra verista è all'offensiva, anche se sono i responsabili fondamentali della sconfitta elettorale, tutto il processo di screditamento della direzione, attacchi veramente vergognosi nei confronti di Corbyn e di tutta quel partito, eccetera, eccetera, per anni, sono quelli che adesso vanno senza il sangue e sono tornati dai buchi in cui si nascondevano, chiedendo la testa di Corbyn, ma soprattutto lo spostamento del partito di nuova opposizione centrista. E su questa cosa qua credo che dobbiamo essere molto chiari. Si apre una fase di lotta molto dura dentro il partito laburista, in cui ovviamente una fascia di base che si era attivata e galvanizzata in pochi giorni subirà processi di demoralizzazione, ma il processo è molto avanzato. Il partito laburista non è più quello di 10 anni fa, o neanche di 4 anni fa. La sinistra ha vinto in tutta una serie di strutture locali del partito, non sarà molto semplice per la destra verista riprendere il controllo del partito. E non significa che sia impossibile che loro assumano un ruolo più importante o in qualche modo influenzino di più le politiche, soprattutto la direzione del futuro. Però questo è un processo aperto e una delle reazioni alla sconfitta elettorale è anche una fascia che si è ulteriormente radicalizzata, che dice no, ok, c'è stata la sconfitta, ma non accettiamo che Labour torni sulle posizioni precedenti. E questo è un settore di classe operaia organizzato sindacalmente. Per esempio io vedevo certi commenti da parte di gente dell'AIP, del sindacato dei macchinisti delle ferrovie, che è un sindacato che non è neanche affiliato al Labour, ma che dicevano ora è il momento di fare quello che non è stato fatto prima, di purgare il Labour di tutta questa zavorra di traditori, di sottili e vari, e quindi il movimento per far pulizia all'interno del Labour si basa su alcuni settori che comunque sono molto determinanti a portare avanti questa battaglia, che non sarà assolutamente semplice. Però noi come organizzazione possiamo posizionarci con un'analisi sobria della politica di Corbyn, dei suoi limiti, eccetera, posizionarci come l'ala più determinata a condurre questa battaglia all'interno del movimento sindacale e del Labour. E quindi in questa fase, che è una fase di ripensamento, in cui dopo l'euforia che c'era intorno alla campagna di Corbyn, rivalutazione di bilanci, questa è una fase in cui noi possiamo crescere dal punto di vista della nostra capacità di collegarci con settori importanti dell'avanguardia che stanno traendo le conclusioni di tutto questo processo, e noi abbiamo creato o cresciuto la nostra autorità nei confronti di questo settore. E poi ci sono conseguenze politiche più generali, che sono obiettivamente il fatto che il governo andrà all'offensiva. Adesso pensano di avere la chiave segreta per perpetuarsi al potere, che sono i funzionari sinistri comunque. E quindi andranno all'offensiva con attacchi sociali, attacchi anti classe operaia. C'è la questione di Brexit, che comunque
questo punto si materializzerà con conseguenze pesanti dal punto di vista economico e sociale. E poi c'è la questione che questa vittoria dei conservatori mette in moto ora la bomba della questione nazionale. C'è la questione della Scozia, dove per esempio la notte delle elezioni ci sono state già manifestazioni con migliaia, decine di migliaia di persone a Glasgow e dappertutto. E dal punto di vista del movimento scozzese è chiaro. È un processo simile a quello che abbiamo visto in Catalogna. La vittoria del PP in Spagna nel 2016 ha chiuso la prospettiva di un governo di sinistra agli occhi delle masse catalane e ha aperto la grande ondata del movimento per l'indipendenza catalana, che fino a quel momento era un movimento semi dormiente. In Scozia il movimento non è per nulla dormiente, è però rimasto in attesa degli esiti di queste elezioni, anche se l'atteggiamento della classe operaia scozzese non è stato quello di appoggiare il Labour, perché di fatto la radicalizzazione in Scozia si era già espressa su linee nazionaliste. Il Labour in Scozia non ha beneficiato del fenomeno Corbyn, non c'è stato un flusso di militanti, la campagna è stata assolutamente morta. La radicalizzazione sinistra si è espressa nel voto per il Scottish Nationalist Party. Quindi l'SNP è il partito che emerge vittorioso, è un partito piccolo borghese con contraddizioni enormi al suo interno, che poi si esploderanno, però è in questo momento il punto di riferimento del tutto il movimento. Il fatto che la prospettiva sia di un governo Johnson da Londra, a sinistra, porterà all'esplosione completa della questione nazionale di Scozia. E io penso che nei prossimi mesi, nei prossimi anni, vedremo crescere enormemente l'ambiente a favore dell'indipendenza e il movimento anche per un secondo referendum sull'indipendenza. E poi c'è la questione dell'Irlanda del Nord, che è chiaramente la vittima sacrificale di questo. Questa completa follia della classe dominante britannica, di un settore della classe dominante britannica, con il fatto di aver innescato Brexit e tutto il resto, perché significa fondamentalmente la reintroduzione di una frontiera in Irlanda e l'introduzione di una frontiera in Irlanda in una situazione di guerra civile congelata di fatto in Irlanda del Nord, che è quello che esiste e che comincia a non essere più tanto congelata, ma ci sono scricchioli sinistri, che vengono, le pressioni esercitate da questo processo Brexit, non Brexit, discussioni interminabili, rimandi, invii, eccetera, eccetera, ha avuto un effetto importante sulla situazione in Irlanda del Nord, creando instabilità o fomentandola, che inevitabilmente adesso verrà alla luce. Quindi una situazione che non è quella che ci troveremo a fronteggiare in Gran Bretagna, semplicemente una situazione, che la variante ottimale, quella della vittoria dei laburisti, governo socialista, eccetera, eccetera, è stata evitata dalla classe dominante. Ma non siamo in una situazione in cui la classe dominante britannica ha riguadagnato il controllo della situazione ed è stabile. Anzi, vedremo un processo, questa rivoluzione a freddo, tra virgolette, per via parlamentare, perché non è a freddo comunque, ma per via parlamentare, viene bloccata e adesso il movimento comincerà a esprimersi sul terreno del conflitto di classe di aperto. E ci saranno attacchi selvaggi e ci saranno reazioni radicali a questi attacchi selvaggi. Non c'è una situazione di stabilità, non c'è una situazione di reazione generalizzata, ma c'è una situazione in cui la lotta di classe chiarirà una serie di questioni non direi nel lungo periodo, ma nel mezzo. Ci sarà un periodo, una fase un po' interlocutoria adesso, ma poi come le cose funzionano nel movimento vedremo cambiamenti molto. E per chiudere l'ultima cosa la situazione generale dal punto di vista della borghesia. Altra parentesi, la borghesia britannica non è per nulla ottimista sul fatto
fatto che il partito laburista si possa normalizzare. Ci sono molti articoli, Financial Times, Economist, che posso citare, ma non c'è tempo, ma sostanzialmente dicono tutti la stessa cosa. Sarebbe bello se la destra, se i leveristi o la corrente, diciamo, responsabile, come la voglio chiamare, eccetera, fosse in grado di riprendere il controllo del partito laburista. Però questo è tutt'altro che probabile. La valutazione è molto sobria e vedono che lo stato di avanzamento dello spostamento a sinistra del partito è molto progredito in questi ultimi anni, che le strutture hanno perso il controllo delle strutture fondamentalmente, e che un partito laburista all'opposizione con un gruppo parlamentare che è ancora infarcito di vari esponenti della destra che si rivolteranno contro il partito alla prima opportunità, eccetera, eccetera. Ma è il gruppo parlamentare spostato a sinistra della storia dell'Ego. Un partito laburista con quelle dimensioni, con quella forza, come opposizione parlamentare, in queste condizioni di governo Johnson, non può che continuare questo processo di radicalizzazione di spostamento. E questa è la valutazione che fanno gli strateghi della progressiva britannica. Non so per loro benissimo rispetto a quelle che sono le prospettive di normalizzazione dell'Ego. E quindi da questo punto di vista dobbiamo essere perlomeno altrettanto fiduciosi dall'altro lato, e anche salutare quello che è il pessimismo generale. Uno potrebbe dire sì, queste elezioni sono un buon risultato per la progressiva britannica, ma non stanno gioendo così tanto. Sanno che per esempio Johnson c'è, cioè adesso deve cominciare a fare, se posso che parlare. E il test del governo è un test molto duro che lo esporrà pienamente. E dall'altro lato hanno un'opposizione che non è soltanto stata ridotta. Per finire, credo che chiaramente ci sono molte cose che non ho avuto il modo di affrontare, di discutere nella relazione. Spero che poi negli interventi ci siano domande, anche interventi articolati rispetto a quello che sta succedendo in diverse parti del mondo. La situazione è in continua trasformazione. Però una cosa fondamentale che credo che la dobbiamo capire. Non siamo ancora proprio entrati, ma siamo proprio alla soglia di un processo di trasformazione che avrà un impatto devastante sulla struttura del capitalismo, che è già debilitata, è già stricchiolata, con le classi dominanti che non sono più in grado di contenere l'ondata di radicalizzazione o di governare la società e mantenere una base sociale solida. Anche i paesi dove la situazione era completamente incancrenita, perché pensiamo all'Iraq, pensiamo al Libano, un sistema, diciamo, che è basato sulla divisione religiosa, etnica a livello istituzionale. E persino lì, in situazioni come l'Europa dell'Est, dove per esempio in generale un ambiente piuttosto reazionario, storicamente, si trascina tutt'oggi, vediamo per esempio che questi processi cominciano ad avvenire. Abbiamo visto lo sciopero degli insegnanti polonesi quest'estate, tra aprile e giugno. Questo sciopero ha una caratteristica fondamentale. Ancora prima di iniziare c'erano decine di migliaia di comitati di sciopero che si erano costituiti praticamente da nulla, come se la classe operaia polacca avesse avuto una connessione diretta, che in qualche modo c'è, però è prima tradizione, ma una connessione diretta con i movimenti precedenti di Solidarność, eccetera. Esattamente lo stesso tipo di esclusività, che è stata tradita in maniera vergognosa dai dirigenti sindacali, con un tweet sabato sera dopo una settimana di sciopero che cancellava lo sciopero. Abbiamo visto però in Polonia, per esempio, l'emergere di una opposizione istituzionale adesso, che è anche presente a livello parlamentare, hanno ottenuto 3 voti, una cinquantina di parlamentari. Abbiamo visto un processo di radicalizzazione di strutture più o meno morte fino a poco tempo fa, come il Partito Socialdemocratico
in Serbia, che adesso sta lanciando un'operazione alla Podemos-Siriza che sta risolvendo un certo. Stiamo vedendo gli inizi di questi processi. Abbiamo visto la sconfitta di Orban nelle elezioni municipali in Ungheria. Quindi, diciamo, tutti questi processi di radicalizzazione stanno avvenendo anche in situazioni dove per lungo tempo abbiamo avuto una prevalenza, diciamo, di un ambiente reazionario della società. E il capitalismo sta entrando in una nuova crisi a livello internazionale e siamo sulla soglia di questa cosa qua, ancora non si è manifestato l'impatto di questa crisi, nelle condizioni di instabilità e di perdita della borghesia del controllo sulla propria struttura, apparato repressivo, sul proprio Stato, con un discreditamento generalizzato delle istituzioni della democrazia borghese e un ambiente che diventa sempre di più quello di porre un punto interrogativo sulla natura del sistema che fa milioni di milioni di persone e che si esprime nel riscoprire i metodi della lotta di classe. E questo è l'elemento fondamentale che ci deve rendere fiduciosi sul fatto che le nostre idee, la nostra politica possa connettersi e debba e inevitabilmente si connetterà con questo ambiente che sta sviluppando su base di massa.